Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, io sono Fox e questi sono i due miei monopattini elettrici. Ragazzi, io mi sposto quotidianamente con questi mezzi di micromobilità. Uno è un Kugo M4 Pro, l'altro è un Bogist C1 Pro. Ragazzi, entrambi i monopattini sono da 500 watt. In questo video, ragazzi, vi faccio vedere come realizzare un impiantino per ricaricare le batterie, che sono batterie a 48 volt litio, ovviamente. Io, ragazzi, li ricaricherò con il pannello solare fotovoltaico. Non solo, ragazzi, questi monopattini, ma anche avvitatore, trapano, la mia batteria litio portatile. Cioè, ti farò vedere come realizzare un circuito per ricaricare qualsiasi cosa, anche il tuo smartphone, con un pannello solare fotovoltaico. Andiamo alla lavagna, facciamo lo schemino e poi ti faccio vedere nel pratico quali componenti serviranno per tutto il circuito. Bene ragazzi, allora passiamo allo schemino elettrico. Allora, per ricaricare un monopattino elettrico con un pannello solare fotovoltaico, innanzitutto dobbiamo sapere la tensione di ricarica di quel pacco batterie, cioè del monopattino elettrico. Come facciamo? Andiamo a prendere il caricabatterie originale, che nel caso comunque di una batteria da 48 volt di un M4 Pro è intorno ai 55 volt, non oltre. Perciò noi mettiamo una tensione di riferimento di 55 volt. La corrente dipende dal modello di carica batterie: più è prestazionale, più è alta la corrente, ma solitamente quelli commerciali sono da 2 ampere. Se poi hai un modello più prestazionale, può anche arrivare per esempio a 5 ampere. Cosa cambia? La velocità di ricarica. Se noi andiamo a fare un calcolo, 55 per 2, quanto abbiamo? 110. Perciò il nostro caricabatterie al massimo ci assorbirà 110 watt. Un pannello solare fotovoltaico, che possa essere per esempio questo qui, ha una tensione massima di 41 volt circa per una corrente di 10 ampere. Perfetto. Se io vado a fare un conteggio delle potenze, siamo a circa 400 watt massimo, ok? Massimo. Possiamo comunque avere meno produzione in base poi all'irraggiamento solare. Ragazzi, esistono ovviamente pannelli solari più piccolini, per esempio ci sono pannelli da 30 volt, 33 volt, 35 volt, 12 volt, in base comunque al vostro pannello dovrete andare a fare tutti i calcoli. Questo per esempio da 400 watt può caricare in contemporanea, volendo, quasi 3 monopattini elettrici con una corrente da 2 ampere. Se invece vogliamo una ricarica fast da 3 ampere, cioè un po' più veloce di quello originale, basta andare a fare la moltiplicazione 55 per 3 e abbiamo il wattaggio, ok, massimo. Questo vuol dire che al posto di poterne ricaricare 3, ne posso ricaricare 2, però più veloce. E allora, per fare questo cosa serve? Serve un pannello solare, giustamente. In uscita al pannello solare, qua facciamo tutte le celle, ripeto, la potenza dipende da ciò che voi avete a disposizione. È normale che più potente è il pannello, più siete certi che vi ricaricherà senza problemi. In uscita al pannello qua abbiamo corrente continua, mettiamo 40 volt, ok? Dobbiamo arrivare a circa 55 volt per poter ricaricare il monopattino elettrico. Cosa utilizziamo?
utilizziamo una piccola schedina che ti metto qui sopra, che te la faccio vedere. È un DC DC converter step up. E allora, ragazzi, questa piccola schedina cosa fa? Trasforma la corrente in ingresso, la innalza ad un valore che tu vuoi tramite un piccolo trimmer sulla scheda. Guarda, è tipo questa, però più grande, perché ovviamente deve essere più potente. Occhio alla scelta, questo è un DC-DC converter, però step down, cioè questo da una tensione alta te lo abbassa. Quello che dobbiamo utilizzare, dato che la tensione che noi serve è più alta di quella che noi abbiamo, ci innalziamo questa tensione a 55 circa, che poi dobbiamo andare a leggere nel caricabatterie la tensione precisa e la dobbiamo programmare. Dobbiamo programmare anche la corrente di uscita, perché questi step up, ragazzi, possono anche arrivare a 5 ampere come uscita. Però è normale che questo poi va sotto sforzo, non ce la fa, non ti darà mai 5 ampere di uscita con 40 volt qui e 55 volt qui. Comunque quello poi sta al test, vai lì, metti in corto, programmi il trimmer e regoli la corrente in uscita. Ma noi mettiamo il caso 3 ampere, ok? Per avere una ricarica solare da 3 ampere. Uscito dallo step up, andiamo a mettere un connettore, un cavo come quello originale del caricabatterie, che sia quello a due poli, rotondo, tipo così, con due piolini o con tre piolini, o ci sono anche quelli con quattro piolini, o c'è il normalissimo jack, quello di plastica nero, così, che ha il negativo qui e il positivo interno, che ha il foro interno, e questo è un jack dove c'è il filo. Poi, in base al tuo modello di monopattino, dovrai andarti a trovare appunto questo jack. In uscita potresti anche mettere, se vuoi avere tutto bello chiaro, un voltmetro e un amperometro, un display LED dove ti indicano in tempo reale quanta tensione esce, quanta corrente sta uscendo. E ovviamente questo vale per tante altre cose, ragazzi, perché potresti anche ricaricare l'overboard, una bici elettrica, potresti ricaricare volendo anche un trapano, un avvitatore a batteria. Tutto sta alla tensione che andrai qui a programmare. Ricorda che se devi abbassare la tensione prodotta dal pannello, servono gli step down, questi. Se serve una tensione più alta, uno step up. Se vuoi vedere anche un video su un progetto dedicato a step down, anche se, ragazzi, è semplice, basta sostituire questo, però si può fare anche qualcosa in più, più professionale, più bello. E poi, ragazzi, se riesco a recuperarmi un altro pannello sfuso di questo, farò qualcosa molto molto carina. Scrivimi sotto, fammi sapere se vuoi vedere qualche progetto un po' più complesso, un po' più grande. Fammelo sapere sotto. Iscriviti al canale, se non sei già iscritto, abbonati, supportami. Basta pochissimo, un caffè, ragazzi, alla settimana, al mese, al giorno, per supportare me e il canale, i progetti, tutto ciò che a te piace. Ciao ragazzi, al prossimo video vi aspetto numerosi.